attacchi prima lui, perché Sagan sta spendendo tanto in questo Tour de France e sì. Non è proprio il corridore più adatto a questo percorso, però è un corridore giovane e, come tu hai detto prima, i suoi limiti non si capiscono ancora bene, per cui potrebbe persino stupire. Certo non è, credo, l'uomo da battere tra questi 11 oggi, o meglio, è l'uomo da staccare. No. La dice no, chiediamo alle ragazze. Allora, madame, chi è le più belle? La ragazza, insomma. Le più belle, j'aime bien Pino è il più bello, dice la signora. Allora il palmarès del più bello. Le più fort a FIFA aussi, donc, Sono anche il più forte, per cui due titoli, insomma, a zero non è male, dice Thibaut Pinot. Allora, arriviamo ai Pirenei, terzo capitolo del Tour de France, differente dalle Alpi. Che cosa può succedere oggi? Ma ci potrebbe essere una fuga con Arthur Vischot dentro, e lui dice che ci vuole andare per provare a vincere. Vedremo cosa succede stasera. Allora hai la pressione su di te dal tuo compagno di squadra, dice sì, ma ieri lui ha preso la fuga con tutto quel vento che c'è stato ieri, non lo so, vedremo quello che succederà. Allora la salita la conosci, dice no, sarà una bella sorpresa, e Vischot dice ma neanche io la conosco, non conosco i Pirenei. E così la prima volta che vengo da queste parti, ci sarà molta gente, per molti è una novità. E allora i due playboy della Française des Jeux salutano Arthur Vischot e Thibaut Pinot. Due, come dicevi tu, Marmadio ha un gruppo di giovani interessanti, Pinot e Rolland. Secondo te, nei prossimi anni, magari Tour disegnati con meno chilometri a cronometro, potranno lottare per vincere il Tour? Mi manca la cronometro, e se non vai forte a cronometro dovrebbero andare fortissimo in salita, quindi dovrebbero disegnare dei Tour con tantissima salita per compensare. La vedo difficile per i francesi, ancora un francese che possa lottare per il Tour non lo vedo, forse qualcosina in più come chance le posso dare a Rolland, ma va troppo poco, cioè non va forte a cronometro, e quindi se vai a considerare le vittorie dei grandi giri a tappe sono sempre state segnate dalle cronometro, pochi sono stati i corridori che hanno vinto le grandi corse a tappe che non andavano a cronometro, comunque che a cronometro andavano pianino. Però lo stesso Marco Pantani, quando ha vinto il Tour, ha vinto il Giro d'Italia, insomma, a cronometro si è difeso, però si sta parlando di Marco Pantani che era un super super fuori classe, fuori da ogni schema. Allora, intanto si sarebbero staccati Vinokurov, Angulvan, Farrar. Se Angulvan e Farrar sono tutto fuorché degli scalatori, e ci può stare, a giudicare dall'attacco di ieri di Vinokurov, questo fatto che si sia staccato, a meno di malesseri dei quali non siamo a conoscenza naturalmente, quindi potrebbe smentirci poi la cronaca questa sera nel momento in cui ci dicessero che non sta bene, potrebbe essere così un tentativo di risparmiare energie per dare un colpo nei prossimi giorni, anche se domani c'è una tappa pianeggiante. Cosa dici, Riccardo? No, non mi convince. Vanno talmente piano. Vanno pianissimo, c'è terzo, in terza posizione c'è Cavendish, quindi vuol dire che se ti stacchi qui vuol dire che non stai bene. A queste andature vuol dire che sei proprio in preda a delle misciole importanti, perché in effetti insomma l'andatura è molto molto lenta, quindi o ha risentito un po' della cosa. C'è anche Vanotti qua che da giorni non pedala bene e si era staccato anche all'inizio di questa tappa. Vedi, sono tutti un po' mezzi acciaccati quelli che sono presenti qua. Eccolo qua inquadrato in questo momento, proprio Vinokurov. Angulvan non se ne sono nemmeno accorti perché gli stanno qua tutti, però Vinokurov è talmente strano che sia lì
che anche nel motocicletta, che di solito si sofferma su personaggi importanti, è andata via. Però fanno in tempo a rientrare questi, non c'è un'animosità in gruppo tale che possa mettere in difficoltà questi corridori che si sono staccati, ma se si sono staccati in effetti è un sintomo di non buona salute. Stefano ci chiede se Nibali lascerà la Liquiga, se è una notizia quasi certa, manca l'ufficialità per il semplice motivo che la notizia può diventare ufficiale a termini di regolamento soltanto a partire dal 1° di agosto, però tutti danno per scontato, insomma Radio Gruppo dà per scontato che il prossimo anno Vincenzo Nibali correrà con la maglia dell'Astana. Andrea ci chiede se il miglior Wiggins vale il miglior Contador. Considerate le due cronometro di questo tour, Wiggins potrebbe dare 3 o 4 minuti allo spagnolo. Ma la carne intanto si porta davanti a Pierre Rolland. Devo rispondere? Sì. Non credo che sia un paragone facile da fare, anche perché Contador non va piano a cronometro, quindi non credo che Wiggins possa dare 3-4 minuti al miglior Contador. Come ha detto, se il miglior Wiggins è il miglior Wiggins è questo qua, quello che stiamo vedendo. Il miglior Contador non c'è perché non è squalificato. È squalificato e quindi non è a casa. È a casa, quindi non è in corsa, quindi non si può dire. Però se Sagan può vincere l'Olimpiade, ce lo chiede Michele. Potrebbe. Sono in tanti che si possono lottare alle Olimpiadi, abbiamo visto questo tour che ci sono dei corridori che pedalano molto bene. Le Olimpiadi è una gara particolare e non c'è il grande supporto, il supporto della squadra fondamentale come al campionato del mondo, e quindi sarà una corsa anche per quelli veramente tosti che oltre ad andare forte vivono la corsa in maniera positiva e all'attacco anche con un po' di battaglia. Knees, Rolland, Van Endert nelle prime posizioni, anche Basso e Vincenzo Nibali, Incapi e Burgart, vedete lì davanti uomini delle squadre posizionati al Gran Premio della Montagna per passare la mantellina ai propri atleti e magari non solo la mantellina. Si veste Pierre Rolland e ovviamente bisogna farlo subito perché poi comincia la discesa che sarà viscida e potrebbe creare qualche problema. Non hanno la mantellina Basso e Nibali, a giudicare da quello che stiamo vedendo, mentre l'ha messa la maglia gialla. Strano. Perché la temperatura questa mattina era di 20 gradi alla partenza. Qui siamo a un'altitudine non esagerata, 1517 metri sul livello del mare, il Port de l'Air, comincia la discesa, chiaramente è una giornata fresca, poi vedete che in fondo alla valle ha smesso di piovere, Peter Sagan si stanno parlando, Luis, guarda. Leon Sanchez faranno un'andatura, più che scatti faranno un'andatura piuttosto a incrementare, a cercare di mettere in crisi Sagan. Però anche ripeto, Gilbert, perché Gilbert in un arrivo del genere diventa pericoloso. Sì, Martin Velez dice. Sì, Martin Velez. C'è una curva fra altre cose sull'arrivo. Ecco, guarda, hai proprio azzeccato quello che stavi dicendo, si sta proprio confermando accelerazione di Steven Kruijswijk. Adesso sono tutti in fila indiana e sfrutta il compagno di squadra. Sì, perderà le ruote ancora Gauthier. Però il duro deve venire. Mancano 700 metri all'attacco del tratto più impegnativo della salita. Potrebbe esserci l'attacco di Luis Leon Sanchez però, perché questo forcing a 4 km dalla vetta è un pochino anticipato forse, vediamo. Sì, Sanchez può anche inscenare un'azione da lontano, perché è vero quello che dici che dalla salita andare al traguardo sono 40 km circa, 38 e qualcosa, però c'è anche tanta discesa, quindi di fatto
Io parto come psicologia, arrivo a Foix in 13 chilometri e già respiro l'aria della città, poi ne devo fare ancora altri 10, 13, insomma più o meno, intorno alla città, quindi insomma psicologicamente, fin dei conti, sono una ventina di chilometri più o meno di pianura, che potrebbe anche per uno come Leon Sanchez andare bene. Qui incomincia la salita dura. Eccoci qua allora, strada strettissima, attenzione, questo potrebbe essere un problema anche per il gruppo, quindi assisteremo credo a una bagarre per prendere le prime posizioni. Ha accelerato Kröszwijk in favore di Luis Leon Sanchez, rampe terribili, primo chilometro al 13% di media con punte al 18%, vetta a 38 km 500 metri dalla conclusione, quindi circa 3 km e mezzo di pendenze severissime. Kröszwijk, Sanchez, Gilbert, Izaguirre, nelle prime 4 posizioni del gruppo di testa anche Martin Velis, lì dietro sono ancora tutti insieme. Vediamo se qualcuno paga il ritmo imposto dalla Rabobank, da Steven Kröszwijk e da Luis Leon Sanchez, che sembra accelerare deciso. Da seduto con il rapporto abbastanza agile allunga Luis Leon Sanchez e corridori dietro vanno un po' in difficoltà, fatica a seguire Sagan come era prevedibile, mentre Gilbert si incolla alla ruota dello spagnolo, arriva anche Gorka Izaguirre, rimangono in tre, sta arrivando anche Sondi Casar. Per Sagan deve fare la sua andatura su questo tratto di strada difficile, Gilbert non molla, insomma si tratta di Gilbert. Oh, per un pelo è staccato Izaguirre. Hai visto quel tifoso, per un pelo non butta giù in terra Sanchez. E Sagan comunque ha tutta la possibilità di rientrare in discesa, io credo che in una discesa tecnica e lunga come questa possa tranquillamente recuperare, l'importante è che non si faccia prendere dal panico. Chavanel è veramente messo male di salute, non sta bene. L'abbiamo detto, è sotto terapia di antibiotici Sylvain Chavanel, che potrebbe, però sta tenendo duro. Beh, io fossi in Chavanel o comunque nei suoi tecnici o comunque nel commissario tecnico francese, stavo dicendo, potrebbe ritirarsi. Eh sì, dovrebbero consigliarlo al ritiro, perché quando non stai bene. Allora, Sagan che fa l'andatura dietro. Allora sono rimasti Casar, Izaguirre, Gilbert e Sanchez. Gilbert mi sembrava ondeggiare un po', mentre vedete Vorganov, Kröszwijk, Gauthier, Martin Velis e Paulinho, c'erano numerose bandiere portoghesi, sono in difficoltà. Là davanti Sagan invece, nella diciamo, metà strada tra il primo e il secondo gruppetto, cerca di stringere i denti proprio nel tentativo magari di rientrare nella successiva discesa. E Sanchez ha una buona condizione, l'abbiamo visto a questo tour, è sempre stato protagonista di diverse fughe, anche ieri l'aveva tentata proprio sull'arrivo, oggi c'è l'occasione, la sta sfruttando, sta cercando di mettere a frutto tutta la sua condizione. Ma eccoli Sagan con credo Minar alla ruota, c'è proprio Sébastien Minar, AG2R la Mondiale, vicino a Peter Sagan, che intelligentemente non ha forzato subito e cerca di tenerli a distanza non eccessiva, anche se 150 metri, 100 metri su questa salita sono 20 o 30 secondi, Riccardo, sì, però forse 30, no, ma 20. In discesa Sagan li riprende quando vuole, quelli di davanti, anche se Sanchez è un discesista. E anche Gilbert. Di primo ordine come Gilbert, ovviamente, però Sagan, mi piacerebbe che una moto si fermasse proprio a seguire Sagan. Non è da escludere, guarda qua. E lui Sagan fa bene andare così, sta soffrendo, ovviamente. Nulla è facile. Certamente, insomma, è un protagonista del tour, la prima esperienza del tour in salita. Insomma, ieri ha tenuto, ha fatto la corsa, l'ha fatta anche Leon Sanchez, come Gilbert, anche ieri anche Gilbert era arrivato al traguardo nelle prime posizioni. Eh sì, tra l'altro in testa alla corsa ci sono tre uomini che hanno già vinto tappe al tour, perché c'è Luis Leon Sanchez, ne ha vinte tre anche Sondi Casar e
Gilbert ha vinto a Mont-des-Alouettes la tappa che gli valse la maglia gialla lo scorso anno. Qui addirittura Cavendish fa l'andatura in testa al gruppo, mentre ne ha vinte tre anche Peter Sagan, Gorka, Izagirre, Injausti invece, che è fratello di Jon Izagirre, fratello maggiore di Jon Izagirre. Jon Izagirre ha vinto la tappa di Falses al Giro d'Italia di quest'anno, mentre Gorka Izagirre Injausti non ha mai vinto tappe altura, ha vinto una tappa al Giro del Lussemburgo e la Prueba Villafranca de Ordisa. Viene da Ormaizteghi, vicino a San Sebastian, dove è nato nell'ottobre del 1987. 25 anni ancora da compiere, Gorka Izagirre Injausti, Euskaltel Euskadi. E tra l'altro, proprio come il fratello, anche lui viene dal ciclocross. E non è lontano Sagan, è dietro secondi. Quella moto. A 20 secondi, è stato misurato con il GPS, il ritardo di Sagan potrebbe... Con GPS? Sì, con GPS, l'ha andato loro, io... Cioè, ora lo, se vuoi lo cronometro anche col mio cronometro. Però 20 secondi. E vedi che Sagan, secondo me, li va a riprendere anche in salita. Così almeno li smonta completamente. Eh sì, stacca Sebastian Minard, Peter Sagan, e cerca di avvicinarsi alla testa della corsa. A lui gli basterebbe scollinare non lontano. Sì, ma guarda, anche 30-40 secondi potrebbe scollinare senza problemi. E potrebbe comunque selezionarsi, si sta selezionando in salita, ma anche in fondo alla discesa risultare poi selezionato il gruppo di testa con 4-5 atleti che andrebbe a giocarsi la tappa con scatti e controscatti nel finale. E allora Luis León Sánchez, spagnolo Rabobank, Sandy Casar, corridore francese della Française des Jeux, poi abbiamo il corridore spagnolo della Euskaltel Euskadi, siamo sui Pirenei quindi ce lo potevamo aspettare, Gorka Izagirre Injausti. Naturalmente Philippe Gilbert, il vallone della BMC, e Peter Sagan, che ha qualche secondo di ritardo, lo slovacco della Liquigas Cannondale, già tre volte vincitore di tappa, nonché maglia verde di questo Tour de France. 2 chilometri circa la vetta ancora, se è corretto il dato che vediamo in grafica, 40.5 all'arrivo, perché la vetta è a 38.5 dal traguardo. Secondo me non sono nemmeno 19 secondi, sono lì, li vede, li tiene sotto controllo. La accelerata di Sanchez credo che sia esaurita, va su del suo passo, sono rimasti 4, ormai la selezione è stata fatta, però credo che nella lunga discesa faranno in tempo a rientrare un po' tutti, tranne qualcuno magari che ha perso tanto terreno come Gauthier. Ho visto un po' di difficoltà prima anche nella precedente ascesa. Il campione del mondo in testa al gruppo con il suo fido gregario Aisel, la dice tutta dell'andatura tenuta, non perché lui sia scarso perché in salita non è il suo terreno, però in salita ovviamente non è il suo pane. Sanchez continua a fare l'andatura e Sagan è lì, vedi, li tiene lì sotto controllo. E adesso vedete come muove le spalle, sta veramente facendo tanta fatica Peter Sagan, come inevitabile che sia, e del resto non è che i primi quattro siano, diciamo così, a metà gas. Cerca Luis León Sánchez, che tra l'altro ha proprio fatto l'andatura, sembrava si stesse staccando Sandy Casar, no. Precedenti, resta lì, sono un po' tutti al limite qua. Mi sembra molto brillante Philippe Gilbert rispetto al solito. 10 secondi per Sagan, dice la grafica, che corregge il distacco dello slovacco. L'avevamo detto anche in precedenza, Andrea, che insomma questi corridori non sono corridori di secondo piano, sono corridori tutti buoni. Comunque ragazzi, Sagan è veramente 22 anni, primo Tour de France, ieri ha scollinato in decima, quindicesima posizione su una salita di 1600 metri e davanti c'erano Evans, Wiggins, Nibali, i migliori della classifica. Adesso sul Mur de Peguer, con corridori navigati e forti in salita come Luis León Sánchez, come naturalmente Sandy Casar, insomma è lì 10-15 secondi di distacco, li sta tenendo a distanza per cercare di rientrare in discesa. È veramente, ma insomma, lui, ci ripetiamo, lui, un corridore particolarmente di classe proprio. Per conto mio li va a prendere prima della salita, li tiene lì e poi fa la sparata, gli va addosso.
E poi dopo devono stare attenti in discesa a tenergli le ruote, perché lui poi dopo va via di naturalezza. È una salita impegnativa questa, una salita molto dura. L'asfalto dei Pirenei, insomma, è anche una bella pendenza. Lui è andato su del suo passo, guarda i glutei come sono, si vede. Ha un fisico pazzesco, Sagan. Anche la potenza del corridore slovacco. Intanto dietro sono preoccupati perché dice, ma... Casar dice, ma tutta sta fatica per staccare Sagan, e Sagan è lì. Sta rientrando, guarda. Sì, secondo me li tiene lì e poi dopo farà la sparata negli ultimi 200-300 metri per andarvi sotto a ruota. Tanto sono tutti lì, insomma, non è che, voglio dire, sono campioni, perché Sanchez è un campione, Gilbert è un campione, insomma, Izagir diciamo che è un buon corridore, Sandy Casar è un altro buon corridore, e qua lui li tiene lì, piano piano li va a ruota, guarda. Ovviamente sfrutta il punto d'appoggio, ma la cosa che mi colpisce è che i primi quattro non hanno mai cambiato la loro posizione, segno che il passo tenuto da Luis Leon Sanchez sta bene a tutti gli altri. C'è Gilbert secondo, Gorka, Izagirre parte, terzo, adesso Sandy Casar prova ad accelerare. È ovvio, perché Casar ha visto arrivare Sagan e dice, aspetta un attimo, va, fammi dare una botta, perché sennò questo qua chi lo leva. Ma Sagan non si deve preoccupare, perché tenendo questo divario ha tutta la possibilità di rientrare in discesa. E comunque ha cambiato passo. Sì, non è che poi dopo rimanga tanto distante. Sagan ormai, quando succede questo, guarda, Sanchez è in crisi, Gilbert pedala molto bene e Sagan è lì. E Sagan è rientrato in questo momento proprio alla ruota di Luis Leon Sanchez. Sandy Casar e Gilbert sembrano poter allungare adesso. Gorka Izagirre, che tra l'altro è figlio d'arte, perché il papà José Ramón Izagirre, ex ciclocrossista spagnolo, è stato due volte campione nazionale di ciclocross negli anni 80. Abbiamo detto che anche il fratello Ion ha vinto una tappa al Giro d'Italia Falses, lui è di un paio d'anni più anziano, perché è dell'87 Gorka e dell'89 Jon Izagirre. Sagan raggiunge e stacca Luis Leon, no, stacca no, ma adesso lo affianca, forse si fa scandire il passo e decide di rimanere con lui, decide di rimanere con Luis Leon Sanchez. Sono tutte e due grandi discesisti, quindi Leon Sanchez gli ha detto stai qua che rientriamo dopo, non voleva essere staccato in quel senso, e poi magari gli fa il passo, vedi. Però c'è stato un momento che Luis Leon Sanchez gli ha detto, guarda, sono tutti al limite, Andrea, sono tutti, sì, Casar è solo, però. Sì, però è solo, ma è solo, cioè nel senso che è se l'unico anche che se ha, ne va, è l'unico che è andato un po' di più, perché ha visto arrivare Sagan. E ormai siamo quasi allo scollinamento, dovrebbero mancare 500 metri alla vetta per Sandy Casar, un francese davanti a tutti sul Mur de Peguer. Spiana leggermente in questo tratto, accelera Peter Sagan e raggiunge anche Philippe Gilbert con una grande dimostrazione di forza, davvero, il corridore slovacco. Sagan veramente bravo, che resiste agli scatti di Casar. Izagirre in difficoltà, Gilbert e Sagan stanno rientrando alla ruota di Gorka Izagirre in Jausti. Sono i baschi qua, è chiaro, tutto il tifo per Izagirre, ma Sagan ha ripreso, prima Sanchez e poi Gilbert, fra poco prenderà anche Izagirre e prenderà anche Casar nella discesa susseguente. È il problema che ovviamente li avrà tutti conto nei 25 km finali, vediamo, perché adesso si staccano addirittura Gilbert, che vedete comincia a ondeggiare con le spalle, brutto segno, siamo quasi in cima, fortuna per Philippe Gilbert, mentre Izagirre ha ormai la sagoma di Sagan alla ruota con Sandy Casar, che si dimostra il più forte in salita, si era mantenuto in ultima posizione nel quartetto che si era composto inizialmente sul Mur de Peguer, e adesso va a scollinare in vetta a questa salita davvero dura, Riccardo, breve ma tostissima. Breve ma intensa, e poi insomma qua abbiamo goduto anche di quello che ha saputo fare Peter Sagan, sarà giovane,
però sarà inesperto. Però sarà veloce allo sprint, ma in salita va forte. Sarà il primo. E non se lo lascia sfuggire. Va a è partito il immediatamente. No, è andato a cercare qualcosa, c'era un massaggiatore della sua squadra, ha deviato quello lì, che ha preso qualcosa, un mantellina o qualcosa, e ora nella discesa si lancerà l'inseguimento di Casar, Sagan, bandiere dell'Astana, che è la squadra kazaka del gruppo. Qui Gilbert e Luis Leon Sanchez devono rientrare adesso in discesa. E vediamo anche il gruppo, comincia il Mur de Peguer, Basso e Nibali, mi sembra nelle prime 10-15 posizioni del gruppo con Marcus Burgaert. Attenzione che magari ha in mente qualcosa Cadel Evans, eccolo lì dietro Cadel Evans, c'è anche Jelle Vanendert con Jürgen Vandenbroek e poi c'è Edal Boasson-Hagen. C'ha in mente sì qualcosa, sia Evans che Vandenbroek, penso che vogliano attaccare, sono lì davanti. E quindi credo che a questo punto possa essere interessante seguire anche questa parte. Da parte del gruppo c'è anche Basso lì nelle primissime posizioni con Vincenzo Nibali, e credo anche parte Evans, attenzione, parte Evans, perché Evans Basso gli va dietro, va all'attacco e no, lo sta seguendo Federico Canuti. Dovrebbe essere lui il corridore in seconda posizione. È proprio Federico Canuti con Jürgen Vandenbroek, Pierre Rolland e Vincenzo Nibali. E comunque Vandenbroek è un corridore che potrebbe diventare pericoloso per Nibali, quindi è corretto che anche la Liquigas controlli la situazione. Lo stesso Cadel Evans, insomma, è giusto che Nibali lo tenga a distanza di sicurezza. Nibali è un po' più indietro, qui Oss tra i corridori in difficoltà, Vauclair, se non ho visto male, che si sta staccando, si stacca anche Nicolas Edé, eccoli Evans che si volta per verificare la situazione, Wiggins molto brillante. Canuti è un po' duro con il rapporto. Tanto ci danno i passaggi al Gran Premio della Montagna, avete visto, con i 10 punti in palio per il primo classificato, preda di un ottimo Sondi Casar. Bene Nibali lì dietro con Rolando, adesso c'è stato un rallentamento, si è fatto da parte Cadel Evans che sembrava volersi muovere in prima persona, e c'è, se non vedo male, lì nelle primissime posizioni, attenzione, sta salendo un uomo del Team Sky sulla destra, nelle primissime posizioni c'è anche Porta, il corridore che sta guadagnando le prime posizioni. Dicevo, c'è anche lo spagnolo Aymar Zubeldia. Adesso c'è stato un momento di rallentamento dopo la fiammata. Nel gruppo c'è stata selezione, perché comunque sono rimasti diversi corridori. Arriva anche Menchov. Staccati. C'è anche Thibaut Pinot. C'è Jani Brajkovic là dietro. Si erano fatti sorprendere un attimo i corridori del Team Sky. Controllano, invece. Sì, anche Frum, perché. Ma attenzione, c'è Frum, vediamo. Boasson-Hagen in difficoltà. Questo muro fa male. Fa male alle gambe, poi soprattutto perché. Dai, picchia e mena, poi dopo, alla fine, insomma. Ci si può anche... Sì, c'è Christopher Froome, eccolo lì alla ruota di Cadel Evans, davanti a Bradley Wiggins. Eccolo lì Christopher Froome. Intanto Sagan è rientrato sui primi, vedete, Gilbert e Luis Leon Sanchez hanno 18 secondi di ritardo e stanno inseguendo, almeno ci davano la maglia verde in testa, in grafica. Adesso vediamo Casar, probabilmente non lo ha raggiunto invece Peter Sagan, che dovrebbe essere insieme a Isaguirre. Casar sta cercando di fare l'impresa a questo punto, perché sta spingendo. Allora, infatti è sparita la maglia verde dalla testa della corsa, 18 secondi per questi corridori. Questi credo... corridori, allora nel mezzo. Sagan è un pochino meno a 18 secondi, sarà, ipotizzo, 6-7 secondi da Casar.
Vediamo, non vorrei che, come dicevi tu, si sia magari fermato o abbia rallentato in vetta al GPM, io non credo, ma a prendere la mantellina o un giornale e abbia perso qualche posizione. No, beh, è inframmezzato fra questi due, è impossibile, Sagan è insieme a Isagir lì nel mezzo. D'altronde sono le due, le moto non è che possono seguire tutto. E sì, perché c'è anche una moto sul gruppo, ovviamente, una terza moto sul gruppo. Basso rimane nel gruppo dei migliori, guidato da Richie Porte con Christopher Froome, Pierre Roland, Jürgen van den Broek, si staccano Jens Voigt, vedete, si stacca anche Vladimir Gusev, si stacca Nicky Sørensen, Karpetz mi sembra di vedere, Blel Kadri, eccoci anche su Luis Mate Mardones, De Greef e altri corridori che stavano perdendo contatto. Intanto ha risalito delle posizioni Bradley Wiggins, pedala con grande disinvoltura e in agilità. Ecco qua Sandy Casar, che è sempre solo in testa alla corsa. Sagan e Isagir, eccoli qua. I primi inseguitori dovrebbero avere una ventina di secondi di ritardo. ...16 secondi dice la grafica, con Isagir e Sagan che si stanno lentamente riavvicinando al francese. Vediamo il passaggio di Isagir e la posizione di Sagan, che ha trovato un alleato nel corridore spagnolo. Non sono lontanissimi nemmeno Philippe Gilbert e Luis Leon Sanchez. E poi ci sono gli ex componenti la fuga, erano 11 uomini, tutti intercalati e divisi. Sandy Casar cerca l'impresa, però è solo. Ci vogliono veramente grandissime gambe per riuscire a resistere al ritorno degli inseguitori, anche se dietro non è che ci sono dei gruppi numerosissimi, e quindi comunque fa bene, se non altro, a far sudare Sagan e anche Gilbert e Luis Leon Sanchez. Lo stesso Casar non è lento in volata, ha vinto anche una delle sue tre tappe su un gruppo abbastanza numeroso di una dozzina di uomini allo sprint. Certo, avere Sagan nello stesso gruppo diventa problematico, è chiaro che quando anche rientrasse cercheranno di staccarlo, Riccardo, gambe permettendo. 31 chilometri alla conclusione, 15 minuti di vantaggio per Casar sul gruppo maglia gialla, che si sta frazionando, vedete anche Chris Ankersson. Ecco allora l'inquadratura: Nibali, Wiggins, Evans, Van den Broek, basso lì vicino a Vincenzo, importante avere un uomo vicino per Vincenzo, la presenza di basso è sempre utile per Vincenzo Nibali, basso che finora al Tour aveva avuto poche chance per aiutare Vincenzo, speriamo che oggi se non altro gli sia di appoggio. Il fatto di avere un compagno vicino può essere sempre utile, al di là del fatto che oggi, per come si sta mettendo la tappa, insomma, non è che serve avere più di tanto un gregario vicino a Vincenzo. Però sai, è importante perché il gruppo si è spezzato, le ammiraglie sono dietro, ci possono stare tante cose, quindi essere lì da solo piuttosto che avere un compagno è molto importante. Intanto Sagan sta riprendendo Sandy Casar, lo vede lì davanti insieme a Isagir, vediamo se poi questi tre continueranno di buon accordo, se per non far rientrare Gilbert e Sanchez che sono dietro. Certo, discesa molto, guarda come arriva Sagan, opla, boom, mamma mia, li stacca tutti. Infatti tira dritto Peter Sagan, a Casar cerca di non farsi sfuggire l'occasione. Ma lui lo fa con naturalezza, Andrea, capisci? E quello è il problema anche per gli altri. Lui ha una guidabilità sulla bicicletta che, cioè, guida in una maniera pazzesca. E guarda il gruppo invece della maglia gialla come si è ridotto. Monfort si stacca. Senza apparenti scossoni, perché sono andati su di conserva, oltretutto l'andatura fatta dagli uomini Sky. Horner, Frank Schleck e credo Zubeldia sono ancora presenti in questo gruppo, con Richie Porte a scandire il passo, Wiggins e Froome lì dietro con Pierre Roland, che pedala bene in salita, ha avuto dei problemi a inizio tour, le cadute, poi ha vinto una tappa e sta confermando le grandi cose che si erano viste lo scorso anno. Guarda, sono rimasti veramente in pochi, e Pierre Roland 19, insomma,
È un piacere vederlo lì davanti, Roland e Pinot, le due grandi speranze del ciclismo francese. Jürgen van den Broek, ecco lì Frank Schleck, che si era staccato a inizio tappa, evidentemente aveva perso per ragioni indipendentemente dalla sua condizione le ruote del gruppo, adesso è davanti. Cerca di evitare il ritorno probabilmente di Gilbert e sfrutta le sue doti di discesista Sagan. Almeno sei in tre, la gestisci meglio, hai più probabilità di guardare, di controllare gli avversari, in cinque diventa più difficoltoso. E quindi fa bene Peter Sagan andare dritto insieme agli altri due. Potrebbero avere il vantaggio ancora della discesa. Quando arriveranno in fondo alla discesa ci saranno una ventina di chilometri di pianura da dividersi in tre, quindi meno difficoltoso. Allora, intanto si è staccato anche Peter Velitz, ci dicono, ma questo l'abbiamo visto. Eccolo lì dietro, proprio nelle ultime posizioni. Si è intravisto una maglia dell'Omega Pharma, dovrebbe essere proprio quella di Peter Velitz. Eccoli Menchov invece. Allora, per quanto riguarda gli uomini di classifica, Wiggins, Froome, Nibali, Evans, Van den Broek, i primi cinque ci sono, c'è anche il sesto Zubeldia. Sai che non so se c'è la maglia bianca Van Garderen, Riccardo? Mi sembrava di averla scorta prima. Eccolo lì. C'è Van Garderen, quindi anche il settimo della classifica generale, c'è Brajkovic. Insieme a Brajkovic c'è un compagno di squadra della Astana, dovrebbe essere Kashechkin, vicino a Brajkovic, sì, mi sembra sia proprio Kashechkin. C'è Thibaut Pinot, c'è Roland il nono, c'è il decimo, i primi dieci della classifica generale ci sono tutti. Credo che tra gli uomini di classifica il primo non presente in questo gruppo sia l'undicesimo Kloeden, però non ne però sono certo. Mi sembrava di averlo scorto in coda al gruppetto, però sai, guarda Sagan. Intanto Luis Leon Sanchez e il suo compagno di fuga, o meglio di inseguimento, vale a dire Philippe Gilbert, hanno 15 secondi di ritardo da questi tre, o meglio da questi due, perché Sagan ha guadagnato qualcosina. Sagan, quando ci sono delle curve molto veloci in questo senso, non perde nemmeno la posizione, va dritto, specialmente in questa fase, guarda, recupera. E qui invece ha sbagliato Casar, l'ha presa troppo stretta, ha dovuto frenare. Perché lui lo fa con naturalezza, lui guida la bicicletta in una maniera pazzesca, quando si trova in situazioni del genere guadagna naturalmente, lui non tocca i freni e quegli altri devono frenare, quindi di conseguenza perdi. Non è che lo fa a non toccare i freni, scusa? Piega la bicicletta. Ecco qua, Gilbert e Luis Leon Sanchez. Comunque, non sono distanti né Gilbert né Luis Leon Sanchez. Sono in fondo a questo rettilineo. Ora bisognerà vedere quando finirà la discesa, se davanti troveranno l'accordo immediato o no. A quel punto potrebbero anche rientrare questi due, certo. Casar ha perso le ruote di Sagan e Izaguirre. Comunque lì, sì, però sono tutte energie che perdi perché devi andare su. Vediamo cosa succede in gruppo. Port, dice Wiggins. Che facciamo? Apriamo il gas? No. Ha detto qualcosa. E ha accelerato lui. C'è addirittura Wiggins, si scandisce il passo da solo, diciamo. Adesso, attenzione, problema per un uomo, Kloeden. Radio Shacknis, anche era lì dietro, stava perdendo forse le ruote e adesso... No, aveva una foratura. Ha forato. Penso che fosse una foratura. No. Allora, la radiocorsa ci ha detto prima Kloeden e poi Monfort, mentre quello che vediamo adesso è Kloeden. Quello che vediamo adesso è Kloeden. Questo è Kloeden. Kloeden probabilmente, però da come Monfort, pedala probabilmente sta rientrando, Monfort ha dato la ruota a Kloeden. Probabilmente deve essere successo questo, con tutta probabilità, perché Kloeden era, ce n'erano due tre corridori dietro della Radio Shack in coda al gruppo, e ecco perché probabilmente, ma non credo nemmeno che dia fastidio Kloeden c'è qualcosa che non a Wiggins va. Non gli torna.
E allora... O qualche tifoso gli ha urlato qualcosa. Sì, probabilmente, anche ci può anche stare. Poi perché? Con quelle mani di cartone. Va bene la pubblicità, però sono pericolosissime. Quelle mani verdi lì. Allora, passa per primo per prendere evidentemente... Nibali subito dietro. Sì, Nibali molto bene. Vincenzo sta facendo un tour... Vedi? Veramente splendido. Che c'è stato qualcosa, una foratura per un corridore della BMC, mi sembrava... Ah, ecco, forse Evans ha rallentato perché Evans ha avuto un problema, la regia se l'era perso. E adesso è arrabbiato, cade l'Evans. Sì, è arrabbiatissimo. Perché non c'è nessuno. Perché pensava di avere una ruota lì al posto della... dove c'erano i massaggiatori. Ma non aveva compagni. Queste sono cose impressionanti. E qui Roland attacca in discesa, mi sembra, e il Team Sky lo segue. Allora, intanto è caduto l'Eipheimer, dice Radio Corsa. Fase molto confusa. Dice foratura di Brajkovic. Foratura Ari Schmidt, intanto. Ecco che arriva un compagno subito con la bicicletta per dare la ruota. È Cummings. Ruota posteriore. Non va bene. Perché? Perché probabilmente hanno un altro tipo di cambio. E quindi... il pacco pignone è diverso. Adesso si ferma immediatamente un altro compagno per dargli la ruota, Amael Mouanar. Evans ha perso almeno un minuto, Riccardo, ma forse di più. E vedi qual è il problema, lo dicevo prima. Beh, Michaud ha corso anche in bicicletta, è quel signore che sta mettendo la bicicletta a posto. Beh, dai, l'ha fatta velocemente. Sì, beh, insomma, ci ha messo un po' di tempo. Beh, insomma, vedi che vuol dire avere compagni, no? Si parlava prima di Nibali con Basso nella prima posizione. Incapi dovrebbe dare una mano a Evans, mi è sembrato che stesse guardando anche lui il cambio, Giorgio Incapi, che potrebbe dare una mano a Evans, che adesso ha forse il ponticello del freno. C'è una caduta lì, c'era un corridore della SAE, probabilmente Kaczewski, che era davanti. Potrebbe, intanto qui c'è anche Maxime Bouet che si accoda alla coppia BMC Incapi, mentre Roland davanti, ecco che davanti rallentano. Davanti rallentano, ecco perché Wiggins non gli tornava questo, grande fair play, perché fondamentalmente, cioè, non c'è da andare a toccare la tappa, perché non vai a cercare di prendere la tappa. C'è anche Volpi, c'era anche lì con i sacchetti. Ah sì, Alberto Volpi che... Alberto Volpi con i sacchetti. Qui vedete anche, arriva credo Ten Dam e va a dire qualcosa a Wiggins proprio sulla situazione che si è probabilmente... Sì, gli aspettano, ora torneranno tutti dentro. Roland vuole andare. E Roland... E Porte gli urla qualcosa, dice scusa ma dove vai? Però noi abbiamo sempre detto che la corsa, esatto, è corsa. Esatto, esatto. La corsa è corsa e Roland va a cercare di prendere qualche situazione. È arrivata anche la Miraglia. Che finalmente. Ora un problema per Evans. No, adesso... no, hanno sostituito la ruota. E qui c'è il panico. C'è completamente il panico. Quello che è scivolato è Okovic. Il general manager prima della squadra gloriosa 7-Eleven americana e poi... Che sfortuna, sì. Sì, no, ma più che altro sfortuna, ci sta la foratura. Però la disorganizzazione, lui pensava che in cima al Gran Premio della Montagna ci fosse qualcuno con una ruota, massaggiatori che sono lì per dare il rifornimento avessero anche, come di solito succede nelle classiche anche del Belgio, anche una ruota da sostituire. Ecco perché lui ha tolto subito la ruota. Infatti lui è arrivato in cima al Gran Premio della Montagna, ha visto i massaggiatori, che è da solo qui adesso. Zubeldia e Wiggins discutono, ma Roland è andato, infatti, è in classifica, cosa facciamo? Bisogna tirare. Sì, infatti Wiggins scuote e fa spallucce perché dice ma sì, vabbè, se questo ha voluto far così, ciao. Sono quelli della Radio Shack che sono quelli più avvantaggiati, perché in classifica generale la minaccia di Roland è più sulle loro spalle. L'Eipheimer che sta cercando di rientrare dopo la caduta. È successo di tutto di più su questa salita, pur andando regolare senza aver fatto un minimo accenno di un attacco. Lo aveva fatto all'inizio del tratto duro,
Un'altra foratura c'era anche, forse era Rui Costa, mi sembrava aver riconosciuto la figura, però vedi l'importanza del supporto e dei compagni di squadra. Guarda, in caso di foratura è quello il succo. Evans nel primo gruppetto non aveva nessuno dei suoi compagni di squadra e quindi è rimasto da solo. La prima, e Wiggins probabilmente se n'era accorto. Attenzione, un'altra foratura. Muanar, e quindi Evans perde un compagno. Wiggins se n'era accorto praticamente nel fatto, quando ha fatto quel gesto a Ricci Porte con la mano, significava fermo, cioè barrage, perché ha forato perché probabilmente gli è scoppiata la gomma e quindi ha sentito, con il tubolare si poteva andare avanti. Ecco perché risalendo con le borracce in mano gli sono cadute le borracce, le braccia e tutto. Voleva anche una ruota lui, non aveva sete. Infatti lui appena arrivato Wiggins si avvicina al Team Sky, all'ammiraglia del Team Sky, forse per chiedere cosa fare, perché c'è Roland che attacca. Sì, vabbè, ma Roland non è un problema per Wiggins. Per Wiggins non è nessun tipo di problema, Roland. Ecco che arriva l'ammiraglia del Team Sky e affianca la maglia gialla. Cercheranno adesso di stabilire il da farsi, perché comunque ricordiamo, noi abbiamo sempre sostenuto che la corsa è corsa. Certo, attenzione, perché a volte forse ha forato anche Wiggins. Ha forato Wiggins, cambio della bicicletta immediato. Non credo che cambino la ruota, è così. Wiggins con la bicicletta già pronta, col sellino giallo. A disposizione tutta la squadra Wiggins per rientrare, ovviamente. Secondo me sul castello hanno 4 biciclette di Wiggins. Beh, è sicuramente, una battuta, sicuramente è una battuta. Ce ne hanno 3. Ricci Porte che era dietro e sta riportando Wiggins in posizioni migliori che non di quelle da inseguire. Izaguirre, Sagan e Casar intanto si danno i cambi per non far rientrare, o perlomeno per far sudare la pagnotta, a Leon Sanchez e Philippe Gilbert. E un suo compagno marzano, se non vedo male. E a questo punto lì davanti, che questo dovrebbe essere il gruppo Wiggins della maglia gialla, tutti fermi a aspettare. Ecco, si parlano, ovviamente stanno scherzando. Zubeldia, che è quello diciamo un po' più minacciato direttamente, perché Aymar Zubeldia della Radio Sciacca prima ha parlato animatamente con Wiggins ed è minacciato più direttamente da Roland. Alle belle ragazze lì, alla Planche de Belfie, che praticamente gli ha compromesso molto. Non lo hanno aspettato, no? Quindi, se attaccasse lui avrebbe tutte le ragioni. È vero che ci sono diversi motivi, c'è una motivazione anche che la tappa oggi è andata tranquilla, è stata una tappa quasi neutralizzata, quindi di conseguenza bisogna guardarla anche in quell'ottica lì, nessuno ha attaccato. No, intanto Evans è a 17-17 dai primi, ma è a 50 minuto, secondi, sì, ormai, 40-50 secondi dal gruppo maglia gialla. Cioè c'è da guardarla anche sotto questo aspetto, è una forma di... Ha forato anche Scarponi, dice Radio Corsa. E chissà se lo aspettano adesso. Intanto attenzione perché... No, mi sembra che non ci sia animosità. No, ma non c'è nessuna animosità, anche perché è stata una tappa all'insegna della tranquillità. 4 Liquigas nel gruppo. Lì davanti c'è, abbiamo detto, Smith, c'è Basso, c'è Nibali e c'è anche, corridore che ha seguito immediatamente Evans in precedenza, Federico Canuti, che ha avuto una prima parte di tour non semplicissima, adesso sta pedalando molto bene. È rientrato a Wiggins. Vederlo lì davanti è importante anche per Vincenzo Nibali. 4 maglie verde-blu. Forse è la prima volta, è vero che oggi è stata una tappa non durissima per come è stata affrontata, ma insomma è importante avere 3 compagni vicino per Vincenzo, in un gruppo di 20-25 corridori, sì, comunque. In effetti sono andati piano, però per lo stesso motivo Evans era solo, quindi sono andati piano per tutti. Effettivamente la squadra di Evans l'avevano detto, la foratura oggi... davanti. Guarda Okovic. Lourdes, diciamo, non è lontanissima da qui, forse un pensierino che Adel dovrebbe farcelo. E Scarponi, lo dicevamo. Atteso probabilmente da Marzano. E beh,
siamo andati piano e effettivamente non ci sono stati grandi. Luis Leon Sanchez, attacco di Luis Leon Sanchez, tutti aspettano Sagan naturalmente, a 11 km dalla conclusione, lo guardano e chiaramente adesso... Questo è un problema, anche se è era, lunga... Credo andato a parlare con l'ammiraglia Peter Sagan, anche e se tutti è aspettano lunga... lui. Comunque è un suo... Sì, diciamo gira ma non sembra molto convinto, intanto no, no. Wiggins è rientrato dopo la foratura, gruppo maglia gialla 16 minuti e 51 secondi di ritardo dai primi, qui Scarponi che mi sembra forano essere rientrato in questa sì. discesa, diverse forature, sembrava Nicky Sorensen quello che ha forato, però non sono sicuro, era talmente veloce il passaggio della telecamera che non si poteva vedere. 9 chilometri e spiccioli per i fuggitivi, qui c'è credo Van Endert, se non vedo male, lì davanti al gruppo della maglia gialla con, abbiamo detto, quattro maglie della Liquigas Cannondale, mentre siamo ormai a meno di 10 km dalla conclusione. Luis Leon Sanchez insieme anche a Sandy Casar. Isagir lo dovrebbero togliere di lì da fare, da tirare i cambi, dirgli guarda mettiti pure dietro, quindi ha tutti i vantaggi anche il corridore delle Euskaltel, perché non tirando potrebbe provare a tirare una sassata nel finale. Quindi fossi in quel gruppetto gli direi guarda Isagir, 26 secondi, ti ringrazio. Tre non ha ancora compiuto 29 anni, ne ha 28, li compierà a novembre. Ha vinto la Parigi-Nizza nel 2009, tre tappe alla Tour de France, oltre a quella di Aurillac nel 2008, ha vinto a Saint-Girons nel 2009 e a Saint-Flour nel 2011. Anche due fratelli calciatori, ovviamente Pedro Leon, lo conoscete, è sicuramente il più famoso con il Real Madrid, in precedenza aveva vestito anche le maglie di Real Murcia, Valladolid e Levante. E Getafe, anche Antonio è calciatore ma con minor successo. Sarebbe volato per le terre e quindi avrebbe sofferto un po'. Tutti a prendere Rolland e Burgart sta tirando insieme a Incapì. E tutta la squadra di... Perché davanti Evans... tira la Lotto, la Lotto Bellisol tira, ricordiamo, l'abbiamo sì. detto che la Lotto ha avuto un problema ai piedi della planche delle Belfie con il suo leader, quindi evidentemente si sente autorizzato a fare quello che sta facendo Jürgen van den Broek. Quinziato lì davanti, Scher, Incapi con il loro capitano Cadel Evans per cercare di rientrare in testa al gruppo, 20 all'arrivo per il gruppetto di Evans naturalmente, mentre ovviamente i 5 km alla conclusione si riferiscono alla posizione di Luis Leon Sanchez che a questo punto è molto vicino al suo quarto successo di tappa sulle strade del Tour de France. E avete visto il Team Sky cavallerescamente nei confronti di Evans, non ha preso la corsa in mano quando Evans ha forato. Wiggins ha fatto cenno ai suoi compagni di non tirare, di non forzare il ritmo, mentre Van den Broek, che il problema lo aveva avuto, si è disinteressato degli aspetti, diciamo così, nobili o cavallereschi e ha deciso di restituire pan per focaccia, era inevitabile. Evans non la digerirà, anche gli uomini della Liquigas Cannondale, nessuno gli dice. Gioia di Luis Leon Sanchez che si fa il segno della croce. Vince facile direi questa volata su Casar, Gilbert e Isagir, di ritardo per il gruppo di Peter Sagan. E dunque mi sembra che sia rientrato anche Evans a questo punto, anzi no, sai che sono andati a prendere Rolland, sono andati a prendere Rolland, no, e poi, fermati. Hanno rallentato per permettere il ritorno di Evans, credo sia questa la ragione. Non c'era non una... era una battaglia contro Evans ma contro Rolland. E questa è interessante perché ci aspettavamo, ecco qua, ringrazia forse Cadel Evans. Si siano ringraziato probabilmente le ammiraglie in qualche maniera Evans. E vabbè, una volata, no, per è una volata... piazzamento d'onore che sì, vabbè, sì.